Buonasera Roberta, buonasera al pubblico, questa è l'Italia che produce storie di artigiani, l'Italia che produce tante parole perché sono le promesse della politica e i programmi elettorali e l'Italia che produce sempre e comunque quella degli artigiani perché la baracca va tirata avanti. Allora ne parleremo anche questa sera con un titolo che abbiamo fatto molto chiaro, domenica si vota, da lunedì si paga, e sì perché come tutte le famiglie italiane, anche quella degli artigiani attende il risultato elettorale e soprattutto la realizzazione della promessa principale per chi è un'azienda, il meno tasse che è stato promosso e promesso da tutte le parti. Allora questa sera ci confronteremo, il mondo artigiano si confronterà come sempre con i politici che sono all'ultimo miglio perché poi le somme si tirano prestissimo e poi avremo tanti servizi. Siamo sopravvissuti alla neve, ma Roberta mi aveva già preparato. Esatto, hai visto, nel mi caso, avanti. Mi avevi già preparato la lapide. Certo. Cos'è sta roba qua? Eh? È un prodotto artigiano? Sì, è un prodotto artigiano che si smembra. Facciamo svela... vedere che si smembra, ecco, sì. Che non è una lapide. È una cosa bellissima oltretutto, sì. Perché l'ho sbirciata prima. È un progetto di un designer. Ecco, per... poi ne parleremo. Sì. No, sembrava che fossimo qui con la lapide, invece no. No. Allora. Che dire, presentiamo i nostri ospiti. Partiamo dalla parte Confartigianato. Abbiamo Giovanni Barzaghi, presidente di Confartigianato per Milano, Monza, Brianza, che è tornato a trovarci. Buonasera Barzaghi. Buonasera a tutti. E poi è venuto a trovarci per la prima volta Renato Perversi di Confartigianato Pavia, presidente dell'associazione. Buonasera, buonasera e ben arrivato. A tutti. Buonasera a tutti. Il Pavese è una terra bellissima, non solo per l'artigianato in senso stretto, ma per tutte quelle cose buone che abbiamo anche già mangiato. Che produce, va bene, poi ce ne parlerà Perversi. Andiamo ai nostri politici, Enrico Brambilla del PD. Buonasera Enrico Brambilla. Buonasera. Ben ritrovato. Ricordi, grazie. Io ve lo faccio ricordare ogni volta, ricordi dove è candidato, perché insomma siete alla volata finale e l'ultimo... Sono gli ultimi minuti in cui si possono dire queste robe qua. Poi c'è il collegio uninominale di Gorgonzola, che va sotto il nome di Lombardia Milano 06, comprende un pezzo di Brianza Est e tutta la Martesana. Per il Senato, giusto? Per la Camera. Per la Camera, chiedo scusa, ogni tanto mi confondo. Anche perché mi ha fatto confondere l'altro ospite, che è l'onorevole Guido Guidesi della Lega. Poi mia. Eh? Colpa mia? No, colpa del suo calzino. Ah, se glielo inquadrate, perché dicevo, ma cosa c'ha lì, poverino? Si è fatto male, ha messo una fascia. Cos'è quella cosa lì? No, una calza verde, dà un po' di colore, insomma. Diciamo ah, una così, calza, da... non la capivo. E mentre parlava Brambilla, vedo sto verde, va bene, da colore. Dove è candidato, onorevole Guidesi? Nonostante le calze, sono candidato alla Camera, nella circoscrizione proporzionale, circoscrizione Lodi, Pavia, ovviamente la lista della Lega. Perfetto, no, si notava però la calza. Saluto Andrea Mazziotti di Più Europa. Buonasera. Buonasera, ben arrivato. Dov'è candidato? Io sono candidato nei due collegi di Lombardia 2 che vanno da Varese e Como Lecco Sondrio. Eccoci qua. Ecco, questo è il nostro menù. Volevo chiedere un commento rapidissimo a Barzaghi. Stufo di sentire tante promesse? Fra poco è finita? Da lunedì cambia il mondo? Da lunedì dovrebbe cambiare qualcosa, le promesse abbiamo visto che sono state tante, le aspettative sicuramente di più. Noi vorremmo che sostanzialmente sicurezza per quello che ci interessa di più, posti di lavoro e lavorare. Ecco, e lavorare che mi sembra poco. Guardi che da tante parti chiedono invece l'esatto contrario, quindi che si chieda di lavorare è solo un merito. Perversi. Un suo giudizio su questa campagna elettorale? Una campagna
È una campagna che io avrei voluto vedere con una maggiore attenzione all'impresa, una maggiore attenzione nei dialoghi un po' di tutti i contendenti politici alla micro e piccola impresa, quello che è il reale tessuto sociale economico italiano attuale. E certo, perché sui giornali sono sempre queste grandi imprese, la storia delle grandi imprese che una volta erano piccole, che danno da lavoro a tanta gente, che magari vanno in crisi. La piccola impresa invece, che messa assieme fa il grosso di tutto, non, è un po' trascurata, no? Infatti abbiamo fatto tutto il Novecento a inseguire tutele per i lavoratori e nell'ultimo quarantennio a tutelare la grande industria. E in questo momento io desidererei che ci sia un cambiamento storico e poter guardare con benevolenza, con attenzione e anche con una spinta culturale quello che è il tessuto storico italiano della creatività, del saper fare, che è quello della micro e piccola. Poi magari in futuro diventerà anche grande, però il nucleo oggi è piccolo. Allora, Roberta, so che siamo andati a sentire quello che chiedono gli imprenditori ai signori che abbiamo ospiti, quindi ai politici. Siamo andati a sentire proprio la base, gli imprenditori, che cosa chiedono, quali sono i punti secondo loro più scoperti. E siamo stati proprio a Pavia. Ringraziamo del servizio Elisabetta Ferri che lo ha realizzato. Vai Ferri. Quello che ci aspettiamo da queste elezioni e pertanto dal governo è che sia più vicino alle aziende, non solo con le parole ma anche nei fatti. Speriamo che sia attento soprattutto alle necessità delle piccole imprese che negli ultimi anni non sono state mai al centro della politica del governo, non solo perché la pressione fiscale è sempre il dramma che vivono i piccoli imprenditori e non solo riferita alla pressione fiscale intesa come pagamento delle imposte, delle tasse, ma soprattutto il costo del lavoro. Noi crediamo che le forze politiche debbano innanzitutto confrontarsi con noi, con le associazioni datoriali, in quanto noi viviamo giornalmente e quotidianamente i problemi delle imprese. Non devono inventarsi niente, devono sostanzialmente ascoltare quello che gli imprenditori chiedono. L'impresa di fatto dà lavoro agli stessi dipendenti, per cui è in primis l'impresa che deve star bene per consentire poi di assumere, quindi sostanzialmente incrementare la forza lavoro, di quindi riavviare anche il circolo ovviamente dei consumi. Però per tutto questo bisogna fare una serie di iniziative. Iniziative che in realtà sono sul tavolo ormai da diversi anni, che suggeriamo alle forze politiche ormai da diversi anni. È ovvio, ci scontriamo con dei problemi molto più grossi, quali può essere il debito pubblico, quindi il fatto di dover fare i conti con delle restrizioni anche imposte ovviamente a livello europeo. Riteniamo e pensiamo anche con i mezzi che hanno a disposizione oggi le forze politiche che si possa sicuramente far di più. Il governo non ha dato appunto chiare linee guida da seguire e questa confusione non fa altro che generare ulteriore sconforto e ulteriore sfiducia nei confronti sia della classe politica e sia anche nei confronti delle associazioni che, non riuscendo poi a rispondere in modo puntuale agli artigiani e agli imprenditori, perdono un po' la loro funzione, che è quella di essere un punto di riferimento. Abbiamo tra gli obiettivi principali, che speriamo sia accolto appunto dai politici, soprattutto l'investimento sulle infrastrutture, che è un problema grosso della nostra provincia ma in generale della nostra regione. Soprattutto noi viviamo un problema grosso di ponti, quindi di ponti che consentono di collegare, diciamo, il Pavese all'Oltrepò, ma in generale di collegare il Nord Italia al Centro Italia. Da queste elezioni mi aspetto non che ci sia un politico già all'altezza e già adeguato alle situazioni che dovrà affrontare, ma mi aspetto invece che sia proprio un politico che sarà anche formato dalla nostra spinta, dalle nostre richieste, a rispondere alle nostre nuove esigenze che si presenteranno proprio anche a brevissimo termine. E con molto garbo questi artigiani intervistati stanno dicendo alla politica: «Oè, datevi da fare». Ecco, poi potrei fare altre traduzioni, ma insomma, Mazziotti, ci sono delle richieste ben precise, il poter lavorare soprattutto. Sì, ci sono delle richieste precise, delle richieste serie e
È evidente che questa è una campagna elettorale dove di serietà non è che se ne sia vista moltissima. Abbiamo visto promesse di soldi che non ci sono da tutte le parti. Noi come Più Europa l'abbiamo detto chiaramente che la priorità economica deve essere da un lato l'Europa e mi ha fatto piacere vedere che nel manifesto di Confartigianato c'è un richiamo chiaro al fatto che l'Italia deve stare in Europa e nell'euro e che solo così l'impresa funziona. E dall'altro bisogna bloccare la spesa pubblica. Queste sono, devono essere le due priorità. Poi bisogna concentrarsi dal punto di vista fiscale sul cuneo fiscale e sulla riduzione della tassazione delle imprese che bisogna dire in questi anni è iniziata. Gliela faccio la domanda, ma gliela faccio perché secondo me è passato questo messaggio. Ma non è che voi volete darci una mazzata con le tasse? Aumentare... No, è passato un messaggio totalmente sbagliato. Noi siamo gli unici che dicono che bisogna bloccare la spesa. Non lo dice nessuno, non c'è nessun programma presentato. Anzi, tutti i programmi sono in deficit. E questi artigiani che cosa dite in pratica? Perché dovrebbero... Gli diciamo che innanzitutto bisogna evitare che venga cancellato quello che è stato fatto. Penso al 4.0, agli incentivi, penso alla riforma fiscale che è stata fatta sulle imprese perché è stata abbassata l'IRES, è stata abbassata l'IRAP, eccetera. E tutte queste cose sono cose che sono a rischio con i programmi che promettono flat tax a tutti, pensioni aumentate a tutti, abolizione, l'ultima che ho sentito di Salvini è l'abolizione delle accise, un po' di tutto, tutte cose che io vorrei, nessuno ama le accise, nessuno vuole la tassazione del 43%, il problema è che facendo questo i primi che finiscono per pagare sono gli imprenditori, questo è il punto, perché non ci sono soldi. Quindi... Va bene, Guidesi, vi si è accusato, vi ha accusato Mazziotti insomma, di fare delle promesse allegre, via. Ma Mazziotti ha fatto parte di un governo, me lo consente perché... Abbiamo un rapporto comunque di correttezza, è stato così in questa legislatura nonostante eravamo su parti totalmente differenti, ma accusa di strumentalizzare la campagna elettorale da parte nostra quando noi abbiamo visto 5 anni di continue promesse, di continue strumentalizzazioni, bonus 80 euro, una cosa e l'altra così, tutte cose che sostanzialmente se venivano dette in questo momento ci avrebbero comunque tacciato di non poter essere fatte. Noi crediamo che ciò che noi proponiamo può essere sostanzialmente fatto. Perché dica in 30 secondi cosa proponete voi agli artigiani. Le questioni dal mio punto di vista rispetto alla piccola e media impresa innanzitutto sono tre. Prima è quella di tornare ad occuparsene, perché se noi parliamo del provvedimento... No, nel senso, la seconda, perché dai, in questi 5 anni non è stato fatto. Vabbè, parliamo del provvedimento 4.0. La seconda. Aiuta gli ammortamenti sicuramente, però... È stato fatto per gran parte quel provvedimento per l'industria e per la grande industria. Per cui torniamo a occuparci della piccola e media impresa che è secondo il 90% punto. Dell'economia italiana. Seconda questione è la tassazione. Noi crediamo che la flat tax sia una soluzione di semplificazione, di aiuto alle imprese, ma che soprattutto può rigenerare i consumi. Terzo. Se il limite è quello del debito pubblico, dell'incubo del debito pubblico, io vorrei solo ricordare che Banca d'Italia ci dice abbattiamo il debito pubblico se superiamo la crescita del 3% di prodotto interno lordo. Per fare questo noi dobbiamo incentivare terzo, la crescita e la flat tax è questo. Scusi, ma terzo io punto è la semplificazione. La semplificazione vuol dire cancellare quel pezzo di pesante di burocrazia. Non deve essere, dal mio punto di vista, il governo, lo Stato, i funzionari pubblici a decidere cosa si deve cancellare, ma è il rapporto e il confronto con l'impresa che ci deve dire cosa cancellare. Devo essere con gli stessi minuti per ciascuno. Brambilla, del Partito Democratico. Ma quest'oggi il principale quotidiano economico italiano, il Sole 24 Ore, in prima pagina pubblica i dati consuntivi dell'economia nazionale del 2017 e dice 4 cose molto chiare. Primo, si è fermata la crescita del debito pubblico, di poco, ma si è fermata. Secondo, il prodotto interno lordo ha ripreso a crescere in misura ancora superiore rispetto a quella che era stata stimata. Terzo, si è ridotto, oltre che il debito, anche il deficit,
anche qui di qualche punto, non di troppo, però si è ridotto. Quarto, si è ridotto la pressione fiscale. Vedi, Roberta Brambilla queste cose le sta dicendo per dire, credo, adesso ce lo dirà. Sta andando bene, abbiamo governato bene, sto dicendo, è quella giusta, no? Sto dicendo che questi sono i dati. Questi sono dati. È una considerazione, non ce l'aggiunge. Sono dati inoppugnabili. Dopodiché dico, è sufficiente? Certo che no. Sono segnali, sono dati ancora parziali, sono ancora cifre minimali, però segnalano una cosa, e cioè che questo è il risultato delle politiche che sono state avviate nel corso degli ultimi mesi. È chiaro che noi riteniamo necessario stabilizzare queste politiche in modo tale che questi dati possano continuare a diventare dati ancora più positivi. Mi è chiaro, non è volontà di censura, anzi, lei sa che è ospite gradito spesso alle mie trasmissioni, però il problema di Roberta che mi ricorda i minuti, i tempi e mi dice che devo stringere. Rapidamente da Perversi, per un commento su questo primo giro d'opinioni, perché l'ho vista interessato anche scuotere la testa, non so, dica. Ma io devo dire, non ho visto l'attenzione che speravo, ripeto, sempre per la micro e piccola impresa. Non confondiamo PMI con MPI, adesso stiamo parlando di MPI, micro e piccola impresa. Il 94% del tessuto lombardo, il 92-93% anche del tessuto italiano. Mi aspetto di vedere l'attenzione, una svolta nella cultura italiana e un'attenzione per chi combatte senza tutele già da molti anni. Va bene, va bene. Devo correre. Roberta, mi hai portato anche un martello per far danni. Poi ne parliamo. Mi dai qualche offerta di lavoro concreta subito dopo la pubblicità, visto che mi hai detto, corri che devi mandare la pubblicità. Allora, ripartiamo con delle offerte di lavoro concrete. Andiamo a conoscere chi ha fatto sta cosa, capiamo perché ho il martello e capiamo di più dei politici dopo la pubblicità. Allora Roberta, dilla tu sta roba perché io sono ignorante, lo sanno tutti. Che appuntamento mi vuoi ricordare? Allora, la settimana prossima Fiera Milano City ospiterà un salone dedicato al libro che si chiama Tempo di Libri. Famosissimo, credo sia seconda edizione. Sì, seconda edizione, giusto. Dall'8 al 12 marzo verrà ospitato ed è ovviamente un salone dedicato ai lettori, agli autori, ai bibliotecari, ai librai, insomma al libro a 360 gradi. Ricordatevi, io che amo le specialità, che con i libri non si mangiano, no? Ma con la cultura si mangia, Vero. Sono saggio, infatti, vai avanti. E infatti all'interno del salone troveremo anche le piccole, piccolissime imprese che fanno parte del settore comparto. E parteciperai? Sì, ci porti qualche servizio? Va bene, dacci qualche offerta di lavoro rapidissima, allora, Roberta. Si trovano su un sito che, attenzione, si chiama lavoro-talento-job-talent.it, sì. Dato che non posso usare l'inglese. No, jobtalent.it. Sì, sì. Allora, vi leggo alcune delle scherzo offerte perché mi porta lavoro. Sempre termini inglesi. È vero. Questa settimana sono state inserite alcune offerte di lavoro. Dammene nuove. Tre, rapide. Allora, primo, a Liscate cercano un autista. Offrono un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un impegno full time. Poi a Milano. Indeterminato, dice. Indeterminato. Perfetto. Sì. Andate lì, autista. Sì. A Milano un addetto alle pulizie. La disponibilità di lavoro è anche part-time, cosa che alle volte insomma, può fare comodo, ma anche con disponibilità a turni festivi. Un'altra offerta, ma là in mezzo ce ne sono tantissime, sì. Ragazzi. Vi stiamo dando solo le prime che ci sono capitate, quelle che ci colpivano di più. A Cormano cercano un gommista, il contratto di lavoro è a tempo determinato, tempo pieno, con una prospettiva però di proroga. Va bene, allora, sono curiosi anche i nostri ospiti, jobtalent.it, sì. Ecco, sono curiosi, cos'è sta roba? È un vaso. Sì, questo è un vaso. No, perché non c'è il buco qui, Esatto. Perfetto, il buco serve per mettere il fiore, esatto. Non ci sta un mazzo di fiori. Però ci sta una calla, una rosa, insomma, un omaggio. Esatto, bellissimo, di marmo. È interamente in marmo, ecco. Ed è realizzato da un'azienda artigiana di Meda che dal 45 lavora pietre, marmi, graniti e fa di tutto, fa ville, lavora conto terzi, fa anche appunto come vedi oggettistica, una realtà pazzesca. Come si chiama questa realtà? Valmar. Valmar. Vediamo il servizio.
marmi, pietre e graniti, 8 centri di lavoro a 5 assi, 4 frese, macchine per lavorazione particolari, oltre 2 milioni di euro investiti in macchinari, un capannone di 5.000 metri quadri e un fatturato che cresce del 20% nell'ultimo anno. Alla Valmar di Meda lavorano 35 persone. Valmar dal 1945 lavorate marmi, graniti, pietre. Com'è nata questa azienda? Allora, è nata più o meno nel 1945 grazie a mio nonno che l'ha fondata, se non in proprio. E poi la Valmar vera e propria come società è stata fondata nel 1974. E come soci praticamente ci sono il mio papà e i miei zii. E poi in ditta pian piano siamo entrati io e i miei cugini, quindi una grande famiglia. Come avete deciso di specializzarvi sul settore pietre e marmi in particolare? Ma allora, noi abbiamo sempre lavorato principalmente marmo rispetto magari a materiali lapidei o da edilizia, oppure facciamo un po' di tutto, facciamo piani di cucina, lavoriamo materiali composti come agglomerati di quarzo o ceramica, però principalmente ultimamente siamo specializzati nella lavorazione del marmo, facciamo tavoli per le grosse aziende, i grossi marchi dell'arredamento che ci sono qua in zona e anche fuori. Sono i vostri mercati di riferimento oltre all'Italia in questo momento? Allora, tutta l'Europa, perché poi oltre alla produzione di tavoli facciamo anche ville, facciamo rivestimenti, pavimenti, quindi facendo un po' di tutto, un po' tutta l'Europa. Stiamo iniziando sul mercato americano, che è un po' difficile, purtroppo abbiamo un po' abbandonato il mercato russo, perché con le sanzioni che sono state messe il mercato russo era un buon mercato e adesso siamo un po' penalizzati da quel punto di vista lì. Voi siete riusciti, a seguito delle sanzioni nel mercato russo, comunque a diversificarvi, una grande forza per un'azienda artigiana? Sì, no, bisogna sempre diversificarsi, bisogna sempre andare a cercare mercati nuovi. Adesso lavoriamo anche per alcuni marchi di orologeria, per alcuni marchi di, comunque anche di vestiti, facciamo negozi così un po' in tutto il mondo, e quindi siamo andati a aprirci anche a mercati dell'est, la Cina, quei mercati lì, anche se non è una grossissima fetta del nostro fatturato, però pian piano unendo tante cose l'azienda è sempre in crescita e quindi siamo contentissimi di questa cosa. Quindi qual è il vostro core business? Su cosa concentrate prevalentemente il vostro fatturato? Il grosso del nostro fatturato è con le aziende qui della zona, che è quasi un lavoro conto terzi che facciamo per i grossi marchi dell'arredamento che abbiamo qua in zona a Meda e dintorni. Quanto è difficile andare all'estero? Ma in alcuni paesi è facile, perché comunque siamo sempre ben voluti da tutti. Alcuni mercati, tipo la Svizzera, il Canton Ticino in particolare in questo periodo, ci sta mettendo un po' i bastoni tra le ruote con la legge Elia, che è difficilissimo da superare. L'artigianato vuol dire ancora luxury, non solo di prodotto ma anche di servizio a 360 gradi al cliente. Il mercato del lusso funziona sempre, è sempre in crescita, però vogliono il servizio, non più come una volta che si poteva. Adesso vogliono il servizio completo, bisogna dargli tutto finito, sono diventati molto più esigenti anche all'estero. Mamma, che realtà straordinaria, eh? Vediamo, allora mi spieghi qui cosa. Allora, ti ho portato un martello. Sì, questo l'ho capito. Tra l'altro usato, bello. Sì, sì, vissuto. Usato, perché è artigiano anche lui. Insomma, perché, eccoci qua, volevo farti vedere questa ciotola. È una realizzazione, un progetto di un designer che si chiama Paolo Ulian. Sostanzialmente, per poter utilizzare la ciotola devi dare delle gran martellate qui intorno e far emergere questa bellezza, questa sorta di scultura di marmo. Ora ti sfido. Posso, regia? Una bella dovrebbe sfaldarsi, ti abbiamo fatto un invito qui. Di modo è un invito questo. Sì, allora, dovrebbe sfaldarsi. Vado? Facilmente. Vai, prova, io mi sposto. Vai. Fantastico. Che ho fatto? L'ho rotto. Sì, e vedi che mano a mano emerge la struttura. E quindi che ho fatto? Cioè, ho rotto un vaso? No, vai. Perfetto, distruggendo tutti i lati. Guarda che meraviglia. Che meraviglia. E ora togliamo tutto questo. Voilà. E quindi dovremmo che ho fatto? Togliere anche la parte, le ultime due. Ah. Ed eccoci qua. Perfetto. Sì, vabbè. E ora potete usare
E quindi? La ciotola che sarà unica, solo in casa tua ci sarà una ciotola con queste sfaldature. Quindi avrai un prodotto unico solo per te. Ti piace? Molto! E avrei fatto parte di un progetto artigianale. Vedi. Stasera, quando vado a casa, lo faccio anche con il servizio di piatti. Ecco, da non replicare. Quindi a casa. È un coso unico. Sì, avrai un prodotto unico tutto tuo. Era bellino anche intero. Vero, ma ormai. Però abbiamo creato l'opera d'arte. Va esatto. Bene. Va bene, allora, adesso ho perso il filo. Ho perso il filo, diamo altre offerte di lavoro per cortesia. Sì, cioè, ho distrutto uno studio. Però ne valsa la pena. Va bene, appunto, allora, per quello. Leggo appunto delle altre tre offerte di lavoro che sono fresche, appunto inserite questa settimana su job-talent.it. Dunque, abbiamo Alecco, cercano un tecnico. Dove? Alecco, okay. Cercano un tecnico per l'assistenza e l'installazione di macchine per assemblaggio elettronico. Il lavoro si svolgerà in sede ma anche fuori sede, ma l'azienda offre anche formazione e possibilità di crescita professionale. Serve, come spesso nelle aziende artigiane, formazione, diploma, perito elettronico o elettrotecnico e conoscenza della lingua inglese. Proposta, contratto a tempo indeterminato, sì. Con auto aziendale, contratto full time, telefono, no. PC, rimborsi e anche indennità di trasferta. Quindi. Sì, non, nessuno regala niente a nessuno, dovete essere bravi per sì. Fare questo lavoro. Ci non è può. Che... Sempre Alecco. Uno vi dà la macchina, il telefono, se siete sfaticati. Dovete poi, lavorare, però. Sempre Alecco cercano anche un autista, magazziniere, anche qui il contratto proposto è a tempo indeterminato. Le ultime due, a Milano cercano una commessa per un negozio di gioielli in centro, ovviamente richiesta la conoscenza della lingua inglese e un'esperienza pregressa di almeno 5 anni. A Concorezzo, in Brianza, un operatore programmatore di macchine CNC, anche qui serve la qualifica professionale, ma si offre un contratto a tempo indeterminato. Ecco, signor Tagliabue della Valmara, visto come spacco bene, se lei mi vuole in azienda... questa cosa qua serve a lei, che così ha un operaio con una certa forza, e serve a me perché questa cosa è molto rilassante, anzi se me ne manda una decina di questi vasi qua aggiustati io glieli rompo ogni mattina e sto bello sereno. Ma adesso è il momento di sentire i politici, subito dopo la pausa pubblicitaria. Guarda Roberta, proprio nello spirito di questo vaso che inquadriamo, che è davvero un'opera d'arte perché uno c'ha in casa un oggetto unico, ne ho creato uno anch'io. Ti ho rotto il martello. Grazie, un altro oggetto unico. Ecco, detto questo, cosa cambia da lunedì Mazziotti secondo lei? Come andrà a finire? Ma come andrà a finire è impossibile dirlo e non mi azzardo a fare pronostici. Io spero che non vada a finire con la vittoria di quelli che stanno dicendo sostanzialmente che tutto quello che è stato fatto in questi anni è tutto sbagliato e che quindi ci porterebbero a cancellare il 4.0 e la riforma delle pensioni e il Jobs Act e mettiamoci pure le unioni civili, Berlusconi ha tirato dentro pure quella che magari interessano meno agli artigiani dal punto di vista della loro professione ma che alla civiltà di un sistema interessano e come, insomma... Si tornerebbe indietro su iniziative che hanno portato a dei risultati. Ci sono 10 miliardi stanziati sull'innovazione, c'è il fondo di garanzia per i crediti alle imprese che ha attivato moltissimi finanziamenti per le piccole e medie imprese. Tutta questa roba richiede di tenere conti in ordine, evitare fughe in avanti fiscali, evitare di aumentare la spesa pubblica, evitare tutte le cose che centrodestra in maniera esplicita con la flat tax, perché abbiamo sentito dire secondo noi con la flat tax riparte l'economia, nel frattempo si fa un buco di qualche decina di miliardi e dall'altra parte il 5 Stelle che invece non propone neanche di abbassare le imposte sui redditi, propone di creare un reddito che non c'è, mentre il reddito nasce dal lavoro, che nasce dalla crescita. Questa è la situazione, evitare che il 5, tutto quello che è stato fatto e che come è stato detto non necessariamente basta, ma che è una ripartenza, venga cancellato Guidesi, sulla base di... passate come quelli che vogliono sfasciare tutto. Ma
no, direi di no. Io credo che quando ci si trova di fronte a... Si riferiva anche alle vostre proposte, Matteo. Sì, sì, ma quando ci si trova di fronte ad una coalizione variegata, pur essendo variegata comunque a tre governi che si sono succeduti negli ultimi 5 anni del Partito Democratico, alla fine io credo che l'elettore, qualsivoglia esso sia, che faccia l'artigiano, l'operaio, il bancario, eccetera, eccetera, la domanda che si pone è: la mia qualità della vita è migliorata o è peggiorata rispetto a 5 anni fa? Io credo che in gran parte oggi risponderebbero che è decisamente peggiorata, perché è vero, non tutto va cancellato di quello che è stato fatto in questi 5 anni, sicuramente vanno cancellati i danni, e sono tanti, che i provvedimenti del Partito Democratico hanno causato ai singoli territori e ai singoli cittadini. Si deve ripartire dalla sicurezza e dal lavoro, per noi sono le due questioni principali, sono quelle che la gente ci chiede stando in mezzo a loro. Noi siamo, direi, ottimisti, crediamo che lunedì questo strano paese avrà una maggioranza di centrodestra e a breve avrà un governo di centrodestra che potrà dare impulso alla crescita e un aiuto alle imprese, perché non è che cambiando le regole del lavoro noi creiamo il lavoro lo creano le imprese e noi dobbiamo aiutare le imprese in Brambilla. Questo. Ma prima ho citato alcuni dati che hanno sicuramente il pregio di confermare una tendenza in atto. A questi ne aggiungo un altro, che è quello dell'occupazione giovanile, che è uno dei grandi problemi del nostro paese. Anche qui finalmente si è un po' invertita la tendenza, frutto credo anche dei provvedimenti contenuti all'interno della legge di bilancio. Però su questo vorrei riprendere un tema che esce anche dagli annunci di lavoro che sono stati prima presentati. È una questione determinante per la ripresa dell'occupazione giovanile, ma anche per lo sviluppo della piccola e della microimpresa, come è stata prima ricordata, è il tema della formazione. In quasi tutti gli annunci che sono stati prima ricordati, quello che emerge è la necessità di avere delle persone formate, capaci soprattutto di affrontare oggi un lavoro che è sempre più tecnologico, che è sempre più pieno di innovazione, che è sempre più pieno di saper fare, che poi è la caratteristica tipica del lavoro artigiano. Anche in questo noi crediamo che alcuni provvedimenti della passata legislatura siano stati positivi, l'avvio finalmente anche nel nostro paese di una bozza di sistema cosiddetto duale, quindi l'alternanza scuola-lavoro, la capacità sempre più di riconnettere la bottega con la formazione, sia uno snodo determinante su cui continuare a lavorare. Barzaghi, voi non fate il tifo per nessuno, fate il tifo per le promesse mantenute, però, per le cose concrete. Stiamo facendo sostanzialmente delle trasmissioni per cercare di suggerire, perché il nostro modo di porci non è quello di pretendere o di gridare, ma suggerire alcune situazioni che a nostro avviso sono determinanti per lo sviluppo di questo momento favorevole della formazione del lavoro. Tornando prima a un intervento che ho sentito, l'abbassamento delle accise, vorrei solamente ricordare che noi in questi giorni abbiamo fatto una richiesta di non socializzare le perdite sull'energia elettrica. Cioè, mi sembra che da questo punto di vista sia un qualcosa di chiaro e di reale. Cioè, se cominciamo a distruggere le regole del mercato, cioè chi lavora ha diritto di avere un ritorno, no, e socializziamo in queste cose qua, sicuramente a noi togliete il modo di poter capire quanto ci può costare il lavoro, dove possiamo andare e cosa vorremmo effettivamente fare. Quindi non si tratta di voler distruggere tutto, si tratta solamente di non aggiungere peso al peso. Roberta, ci devi mandare un servizio? Quale? Sì. A proposito di imprese che lavorano e che si caratterizzano per produzioni particolari, specialissime, siamo andati al White in via Tortona a Milano, cuore pulsante della moda, dove appunto questa fiera è specializzata nell'esposizione di oggetti realizzati da piccole e piccolissime imprese. Vediamo e ci rivediamo dopo la pubblicità.
location ingrandita e nuovi ospiti internazionali. Sono queste alcune delle caratteristiche dell'edizione 2018 di White, salone patrocinato dal Comune di Milano. Tra le partnership di rilievo, quella sviluppata con Confartigianato Imprese, Confexport e ICE Agenzia, nel segno dell'internazionalizzazione, con progetti come It's Time to South, dedicato alla creatività del Mezzogiorno, e per sviluppare opportunità di business per le aziende italiane, promuovendo incoming di prestigiosi buyer internazionali. Allora, grazie al Centro della Moda, Via Tortona l'abbiamo creato nel 2002 e oggi, dopo 15 anni, sì, forse è il fulcro della moda di Milano, almeno per le aziende medio piccole che noi rappresentiamo. Non siamo solo abbigliamento e accessori, ma siamo anche beauty, quindi siamo un lifestyle da un certo punto di vista. Perché avete deciso di differenziare, puntare sulla piccola, piccolissima impresa? Beh, noi siamo empatici con Confartigianato, che pace che funziona da 3 anni e facciamo tante cose anche nel mondo come comunicazione, come marketing. Siamo molto vicini a loro, ma perché crediamo che comunque la piccola e media azienda in Italia è rappresentata da tantissime aziende. Noi siamo in Italia una piccola e media azienda a livello numerico e non c'era una fiera che le rappresentasse in modo così specifico. Tante imprese di Confartigianato, piccole e piccolissime imprese che però non hanno paura di guardare all'estero. No, assolutamente. E Confartigianato l'ha capito. Già sono vari anni che stiamo lavorando sull'internazionalizzazione, ma stiamo lavorando anche sui mercati, accordi con tantissimi sistemi fieristici, non solo nella moda ma anche in altri settori. Questo è un grande accordo che siamo riusciti a fare con White, ed è una piattaforma importantissima perché White non bada solamente a presentare le imprese e a vendere degli spazi, ma cura anche e si preoccupa anche di farle crescere. Quindi il prodotto viene anche ridefinito a seconda della tipologia di mercato poi d'approdo. Noi abbiamo una persona che dalla mattina alla sera è sempre in movimento e va a visitare le nostre imprese e anche le non nostre imprese, nel senso che ci sono molte imprese che si vogliono associare con la Confartigianato proprio perché stanno vedendo il grande lavoro che stiamo facendo, che è un lavoro che mette insieme le imprese ma allo stesso tempo le vuole accompagnare, far crescere e dare quella piattaforma che serve in ogni singolo settore per poter essere visti. Abbiamo delle esperienze bellissime di aziende che addirittura curano particolari eccezionali come nei tessuti, un'azienda che fa borse con tessuti che vengono dall'Africa, un'azienda che fa cappotti con tessuti che vengono dal Kazakistan. Tutto però è sempre tutto costruito e impegnato con le nostre maestranze, tutto fatto al 100% made in Italy, e questo è un altro elemento che ci pone in una posizione dove noi come associazione vogliamo collaborare con questo grande progetto, e cioè quello di far crescere il nostro sistema imprenditoriale, però facendolo crescere in maniera leale, senza delocalizzare e usando le risorse a beneficio del nostro sistema produttivo. Allora, ultimi minuti di dibattito perché poi dobbiamo passare a una parte di trasmissione a cui sia Roberta che io teniamo tantissimo. Volevo chiedere a Perversi, presidente del Confartigianato di Pavia, di fare una domanda, di andare a ruota libera con i politici che abbiamo qui. Allora, mi aspetterei un aiuto dalla politica per ridurre il credit crunch alle microimprese. Eccolo qua, mi ha detto credit crunch, che me lo deve spiegare a casa perché ha preso il vizio della Roberta di parlare in inglese. Cos'è sta roba? È la riduzione del credito alle microimprese, è aumentato in questi ultimi anni. Sappiamo che per fare sviluppo ci vuole coraggio, idee e capitali. Il nostro problema sono i capitali e tutta la normativa vigente non spinge come sarebbe necessario. L'universo bancario, che oggi è ancora il monopolista del credito ai piccoli, non spinge l'universo bancario verso una logica di apertura. Certo, se fanno l'apertura a voi create
lavoro, create, gira l'economia, è una cosa logica, però... Quindi lunedì mattina mi aspetto che ci sia dalla politica una spinta per avere capitali disponibili a sviluppare idee. Barzaghi, anche lei una sollecitazione e poi sentiamo... L'abbiamo già ricordato che per noi il credito è importantissimo. Se questo l'abbiamo già ricordato, facciamone un'altra sollecitazione, Barzaghi, un'altra. È quella di concederlo adesso, perché le cifre l'abbiamo sollecitato e stavo arrivando. Adesso bisogna concederlo, perché altrimenti è inutile finanziare le situazioni, cercare di portare le aziende a questo, e quindi adesso ce lo dovete dare. Va bene, partiamo da Brambilla. Beh, il problema... Non è che stanno chiedendo la luna. No, anzi, sono richieste sacrosante. E fate anche in modo civile, prego. Il problema va affrontato dal nostro punto di vista, può essere affrontato in due modi. Il principale è quello di sottrarre alle banche il monopolio del credito e della possibilità di sostenere le piccole imprese. Anche in questo caso alcuni provvedimenti sono stati fatti, penso allo sviluppo dei cosiddetti PIR, cioè i piani individuali di risparmio, che dovrebbero raccogliere capitale da indirizzare esattamente poi a sostenere le piccole imprese. Penso allo sviluppo adesso di forme alternative di raccolta, tipo il crowdfunding o altro. Cioè, dobbiamo vedere di rafforzare il capitale delle imprese, non necessariamente passando attraverso il sistema bancario. Per quanto riguarda il sistema bancario, la cosa che stiamo sostenendo sono i Confidi. Anche lì abbiamo messo altri 20 milioni a sostenere la possibilità di dare garanzie maggiori alle piccole imprese. Hai visto che furbo Brambilla, prima di usare la parola in inglese la spiega in italiano, così non posso rimproverarlo. Guidesi. Ma la questione è sicuramente quello di, sono d'accordo anch'io, di togliere il monopolio alle banche rispetto alla possibilità di dare credito alle aziende e alle famiglie. Negli altri paesi si fa, e direi che la politica sta andando in questa direzione e dobbiamo farlo molto più concretamente rispetto a quello che è stato fatto sino adesso e fin qui. C'è sicuramente la questione dei consorzi fidi, che tutti gli anni vengono finanziati, che tutti gli anni si discute sul finanziamento, eccetera, eccetera. Io pongo due questioni. La prima è quella della fiscalità. Io continuo a pensare che all'autofinanziamento delle imprese, che equivale a dire che con un'imposizione fiscale minore diamo la possibilità alle imprese anche di autofinanziare, di poter investire all'interno della propria azienda, e questo è un aspetto sul quale noi crediamo molto e crediamo di avere le soluzioni per fare questa cosa qua. Il secondo aspetto, che non è un aspetto da poco, che mi sembra sia stato poco toccato in tutta questa campagna elettorale, è la questione degli istituti di credito territoriali. Allora, se noi andiamo avanti con l'ipotesi di trasformazione che è stata fatta dal governo precedente sugli istituti di credito, mi riferisco principalmente ai crediti cooperativi territoriali, il rischio è quello che ci troviamo delle grandi banche, solo le grandi banche che possono scegliere a chi, come e quando dare il credito. Questa è una cosa sulla quale noi dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi. Mazziotti. Sì, alcune cose sono già state dette, i finanziamenti alternativi alle banche sono una delle soluzioni, alcune cose sono già state fatte, l'altra è il fondo di garanzia che è stato incrementato in maniera abbastanza significativa, sono stati credo 17-18 miliardi di finanziamenti alle PMI quest'anno, poi non sono le MP, sono PMI più in generale, però non è che non sia stato utilizzato anche da piccolissime imprese. La verità è che quello che bisogna fare, diceva Guidesi, è importante abbassare la fiscalità e capitalizzare autonomamente. Certo, il problema è che per aumentare la, diciamo, per ridurre le tasse sulle imprese non si possono promettere soldi a tutti. Noi pensiamo che vadano ridotte le tasse sulle imprese, ma pensiamo che per farlo si debba innanzitutto bloccare la spesa e pensare a colpire più le rendite di quanto non si faccia sul lavoro. Il tema è il cuneo fiscale sul lavoro e come vengono tassate le imprese. Sulle imprese si è già fatto abbastanza, non moltissimo, non abbastanza in senso generale, ma si è fatto qualcosa in questa legislatura abbassando sia l'IRES che l'IRAP, cosa mai successa, perché poi queste cose vanno ricordate.
Noi come Più Europa pensiamo che si debba insistere sul rafforzamento di tutto il mondo imprenditoriale. Insomma, come direbbe Barzaghi, tante promesse, tante idee chiare, poi chi vivrà vedrà. No, bisogna fare, continuare a fare le cose che rafforzano le imprese, sì. E non pensare che c'è la soluzione magica. Sulle banche bisogna ovviamente continuare a investire, sui fondi di garanzia, anche sugli istituti di credito locale, ma sapendo che alla fine la cosa importante è che siano forti le imprese, perché poi chi deve finanziare finanzia. Grazie onorevole Mazziotti. Io nel frattempo, mentre lei parlava, ho scoperto il nascondiglio dove Roberta mette tutta la roba che mi vuole proporre. Ebbene, però sì. Noi abbiamo finito il tempo, il servizio sul riso, guarda che bel riso, il servizio sul riso lo facciamo riso vedere prossima volta. E poi qua dietro ho visto tutta una serie di cose che riguardano i prodotti delle prossime aziende, quella roba là è incredibile. Vero? Pazzesca, ma non svelare niente. No, delle aziende che andremo a visitare, che Roberta deposita tutto qui. Sì, ma io ho scoperto idea, dove nascondi tutto. Sei piena di idee, esatto. Ma tra l'altro questa cosa la producono in Italia ancora. Sì, assolutamente. Fantastico. Dove? In Brianza? È veramente made in Italy. Sì. Ah, pazzesco. Ma non svelare tutto. Non svelare tutto. Poi lo vediamo la prossima volta. Allora, io ringrazio Andrea Mazziotti di Più Europa. Grazie a voi. E buona fortuna a tutti, naturalmente. Guido Guidesi della Lega. Grazie a voi. Alla prossima, anche grazie. Guidesi. E Enrico Brambilla del Partito Democratico. Grazie, buona serata. Grazie Enrico. E Renato Perversi, Confartigianato di Pavia. Grazie a tutti, buona serata. E arrivederci. 10 secondi a Barzaghi per tirare le somme, perché poi io devo parlare d'altro. Beh, ci siamo visti, ci rivedremo e vediamo cosa è cambiato. E io aggiungerei chi non muore si rivede. E chi non muore si rivede. Questo mancava. Anche perché, come mi ricordava Roberta, non ci sono più le mezze stagioni. Vero? Scherzo con i miei amici artigiani. Allora, Roberta, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, però subito dopo va in onda un servizio particolare, diviso in due parti, e ci tengo molto perché è una cosa che riguarda il dramma di tante famiglie, anoressia, bulimia, questi difetti con l'alimentazione, è un dramma che se non affrontato nel modo giusto diventa più di un dramma. E per fortuna ci sono associazioni che se ne occupano, per fortuna c'è a Milano, in Lombardia, al Niguarda, un centro dove sono molto bravi. E Roberta, che aggiungere? Sì, l'associazione si chiama Associazione Erika, è appunto una bellissima realtà a proposito di speranza e di bella Italia che raccontiamo, che si occupa di dare sostegno a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, ma anche alle famiglie, e incentivare dibattito e conoscenza su questo tema. Ci sono medici che fanno più del loro dovere, ci sono famiglie che veramente seguono un percorso e aiutano le altre, e ci sono dei disturbi, delle malattie che possono colpire chiunque. Seguite dopo la pubblicità questo servizio, e con Roberta, mentre voi vedete il servizio, ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui. Grazie a tutti. Il disturbo del comportamento alimentare è un disturbo, è un problema che è importante cogliere fin dai primi segnali. Cogliere le prime avvisaglie di una malattia, di un problema alimentare è fondamentale, perché la letteratura scientifica ci dice che quanto prima riusciamo a cogliere e a prendere in carico e in cura questi problemi, quanto più efficace sarà poi la risposta. Quindi è fondamentale la presa in carico tempestiva, e in questo la famiglia ha un ruolo rilevante, soprattutto in pazienti minorenni, in pazienti adolescenti. È importante quindi far riferimento a una struttura specializzata. L'associazione Erika ha uno sportello che permette di fare un po' da ponte rispetto alle esigenze del singolo e del paziente e quelle di una struttura come l'ospedale Niguarda. L'associazione è nata a marzo del 2000, per cui diciamo che sono 18 anni, costituita da un gruppo di genitori che hanno vissuto sulla loro pelle proprio il problema dell'anoressia.
genitori che si sono rivolti ai medici del reparto dei disturbi del comportamento alimentare di Niguarda e insieme è partita l'associazione. Inizialmente eravamo di supporto al reparto, poi strada facendo ci siamo accorti che oltre a essere di supporto al reparto a livello di figure, era necessario anche dare un supporto economico, per cui l'attività dell'associazione si è divisa in due rami. Uno verso il reparto, fornendo al reparto arredi, la palestra, mettendo a disposizione i volontari per le attività ricreative e ludiche in reparto, mettendo a disposizione personale qualificato, vale a dire psicologhe, dietiste, ai tempi anche un assistente sociale. La seconda parte, attività verso la famiglia. In che modo? Innanzitutto c'è un recapito telefonico dell'associazione dove possono chiamare per chiedere aiuto, per come intervenire di aiuto ai loro figli. Uno sportello psicologico gestito da una psicoterapeuta e anche qui di aiuto alla famiglia, in modo che c'è un primo approccio con la famiglia e un indirizzo su come intervenire per aiutare i loro figli. Una psicoterapeuta che fa un gruppo genitori, proprio perché quando diciamo i pazienti lasciano il reparto nella fase problematica del dopo, i genitori devono comunque essere aiutati per gestire, per capire come rapportarsi con i loro figli, per cui vengono fatti dei gruppi genitori mensili proprio di supporto alle loro esigenze. Poi abbiamo gli appartamenti. Noi come associazione disponiamo di 3 appartamenti ricevuti in comodato d'uso. Uno dal Comune di Milano, che è un appartamento di quelli requisiti alla mafia. 2 appartamenti dati sempre in comodato d'uso da una mamma la cui figlia è stata ricoverata qui in reparto. In questi appartamenti vengono ospitate le ragazze quando fanno il day hospital, che non sono vicine all'ospedale ma vengono da fuori Milano. Tutto quello che l'associazione fa, vale a dire le figure professionali messe a disposizione del reparto, le figure professionali messe a disposizione per i gruppi e alle famiglie, sono sostenuti dall'associazione e l'associazione reperisce i propri fondi attraverso le quote associative, i contributi liberali da terzi e il 5 per 1000. Ci occupiamo di malattie, di patologie, di interesse nutrizionale un po' a tutto tondo. I grossi campi di intervento sui quali si può dividere l'attività della nutrizione clinica sono quelle che riguardano i pazienti metabolici, i pazienti necessitanti di supplementazione di nutrizione artificiale e il settore dei pazienti invece affetti da disturbi del comportamento alimentare di gravità tale che provochino anche un interesse di tipo nutrizionale internistico. Noi siamo un centro di tipo ospedaliero, quindi sui disturbi del comportamento alimentare prevalentemente intercettiamo i casi più gravi in cui il disturbo ha portato a dei danni importanti a livello organico, quindi prevalentemente vediamo gravi malnutrizioni in anoressie nervose o situazioni di scompenso metabolico in bulimie nervose. Altri tipi di disturbi del comportamento alimentare che sono molto presenti su popolazione arrivano meno alla nostra osservazione. La patologia che trattiamo è una patologia molto complessa. Ci sono in campo numerose teorie di cura per quanto riguarda disturbi del comportamento alimentare in numerose scuole. L'unico accordo però che c'è trasversalmente tra tutti gli esperti è che questo tipo di malattia si riesce a curare se si riesce ad avere un approccio di tipo multidisciplinare. La multidisciplinarità è una cosa di cui attualmente tutti si riempiono la bocca, ma di assoluta difficoltà a realizzare. È un qualcosa che occupa tantissime ore uomo, che ha necessità di luoghi condivisi, di tempi condivisi
e di professionisti che siano in grado di modulare il loro sapere, il loro intervento con quelli di altre equip, perché nei disturbi del comportamento alimentare la multidisciplinarità è una multidisciplinarità particolare, io la chiamo una multidisciplinarità che ha bisogno di agire in parallelo, cioè non c'è un passaggio di competenze come in altre equip che possiamo avere in mente, un'equip chirurgica, oncologica, no? C'è una fase di diagnosi, poi c'è un passaggio al chirurgo, poi magari c'è una fase di passaggio di chemioterapia, c'è un grosso coordinamento, un grosso lavoro, però è una multidisciplinarità che io chiamo in serie. Su questi pazienti invece la multidisciplinarità si deve esplicitare in contemporanea, quindi noi contemporaneamente il nutrizionista, la dietista, il clinico medico, lo psicologo, lo psichiatra devono agire nello stesso momento per riuscire ad aiutare il paziente a uscire da questa situazione. Questo crea delle grosse criticità dal punto di vista economico, siamo in un settore di interesse devastante dal punto di vista sociale, è una malattia che colpisce i nostri giovani, quindi che colpisce il nostro futuro, però di scarsissimo interesse dal punto di vista farmacologico e tecnologico, e quindi è una situazione in cui la struttura pubblica si trova meno supportata che in altri settori da quello che è invece una sana iniezione di denari che molte volte l'industria fa e aiuta per curare altre malattie, perché di fatto in un sistema come quello attuale ci troviamo in un sistema misto, ecco, questa situazione è un po' penalizzante, fa sì che i centri per i disturbi del comportamento alimentare siano sicuramente inadeguati come numero rispetto a centri che si occupano di altre malattie e in particolare una sofferenza che noi viviamo sulla nostra pelle legata proprio alla mancanza di centri che abbiano una competenza di tipo ospedaliero in grado di curare questi livelli di gravità, quindi in generale posso notare una carenza generale ma poi specifica su questi livelli di gravità. Questo crea dei disagi importanti sui pazienti, sulle famiglie che non sanno a chi rivolgersi, arrivano da noi, da tutte le regioni, dopo aver fatto peregrinazioni in ambienti inidonei che magari riescono a salvare la pelle al paziente, perché il paziente viene ricoverato nella pediatria, viene ricoverato nella medicina, nella psichiatria, i colleghi sicuramente riescono a fare un intervento che magari salvi la vita al paziente, ma poi se si parla invece di interventi curativi ovviamente non sono attrezzati, perché come dico le equip devono essere grosse, addestrate, affiatate, non si può pensare di averle in ogni struttura. Al reparto ci sono diverse attività, per quanto mi riguarda la parte di cui mi sono occupata io c'è stato appunto questo laboratorio di teatro a cui appunto per un certo periodo sono stata anche in stanza, quindi ho collaborato, sono stata molto vicino alle ragazze nel momento insomma in cui facevano teatro, che è stata un'esperienza molto positiva, tuttora attiva per loro, e le ragazze fanno sì delle attività ricreative in stanza e fanno anche psicoterapie individuali ma anche psicoterapia di gruppo, quindi dei gruppi in cui si trovano in cui diciamo che si lavora attraverso la parola su quello che sull'espressività, su far emergere quello che è il problema che riguarda il disturbo alimentare, ma che va anche oltre il disturbo alimentare, perché in fondo la problematica alimentare aiuta in qualche forma a far emergere, a rendere visibile dei problemi che rimangono, come dire, non evidenti né alla famiglia né alle pazienti stesse. Quindi attraverso i gruppi, attraverso il gruppo di parola si permette a tutte queste emozioni e in particolare all'emozione negativa, a quello che non va, di emergere, di poterle condividere e di potersi anche ritrovare. Io mi occupo dei grandi obesi,
sia ricoverati che in vari tipi di regime come abbiamo qua a disposizione. Quindi quello di cui ci occupiamo è la parte della rieducazione alimentare, perché comunque il paziente obeso ha bisogno di una rieducazione alimentare, non è il semplice consegnare una dieta che è quello che può risolvere la loro problematica. Quindi il paziente, quando viene ricoverato, viene accolto e viene fatta una prima, diciamo, valutazione della situazione alimentare, dopodiché viene, in base agli esami che vengono fatti, preimpostata una dieta. Ma questa dieta è supportata poi da tutta una serie di altre attività, che sono la gestione del pasto, quindi vengono osservati anche durante il pasto in modo da capire quali sono le loro difficoltà, vengono supportati nella, diciamo, gestione dei pasti a casa, lavorando sia qui che a casa. Viene consegnato un diario alimentare che utilizziamo appunto per questo tipo di attività, che è quello che ci permette di rieducarli dal punto di vista alimentare. Questo è uno strumento che noi utilizziamo sia per, diciamo, la gestione ordinaria della dieta, che per quelle che sono gli eventi più diciamo particolari, come possono essere la gestione dei pasti fuori casa con degli amici, quindi dove non si può controllare come a casa i quantitativi, la gestione degli extra, oppure la gestione di situazioni che si verificano come la socialità, come può essere quello che adesso va molto di moda, la pericena, come lo gestisco all'interno di una dieta, lo posso fare, non lo posso fare, diciamo tutto questo. E poi abbiamo anche un'altra, diciamo, gestione che riguarda la buona qualità del pasto, quindi teniamo delle lezioni che riguardano come si preparano i pasti, forniamo delle ricette che possono essere utili, i pazienti a loro volta portano delle ricette per capire se possono essere utilizzate oppure se devono essere modificate, come possono essere modificate. Poi lavoriamo anche sulla sensazione, quindi sulla palatabilità del pasto, quindi il scegliere che cosa mangiare, quanto è buono, quanto mi sazia, la fame e la sazietà. Sono tutti, cioè, dei lavori che vengono fatti nell'arco del ricovero e degli successivi incontri che vengono fatti. I pazienti inoltre svolgono un'attività, diciamo, di movimento che viene impostata da una palestra che è stata fornita dalla nostra associazione, e inizialmente gli vengono, diciamo, insegnati l'utilizzo di alcuni strumenti come può essere il tapis roulant piuttosto che altri, la cyclette, mezzi che ci sono a disposizione, e gli viene indicato quando andare in palestra. Noi abbiamo un programma di attività con una piccola attività quotidiana, cioè anche poco, ma tutti i giorni. Io mi occupo di terapia occupazionale e assistenza al pasto serale di là con le ragazze, nel reparto di ricovero con le ragazze affette da anoressia nervosa e da disturbi del comportamento alimentare. E quello che facciamo è tendenzialmente occupare del tempo in attività prevalentemente manuali, quindi abbiamo fatto degli orecchini, facciamo dei segnalibri, adesso abbiamo un momento feltro, facciamo i braccialetti, le collane, insomma tutte cose che poi vediamo poi distribuite nelle varie figure professionali, perché così le ragazze le vedono addosso anche agli infermieri, ai dottori, così e sono contente. Poi un'altra cosa che viene fatto sempre qui nel reparto, prevalentemente nelle ragazze che vengono al mattino e se ne vanno al pomeriggio e che quindi fanno sia la colazione che i due spuntini che il pasto principale in ospedale, e facciamo delle attività anche più occupazionali, e vengono dei volontari dell'associazione. E quindi le attività principali sono: viene una signora che fa l'uncinetto, una signora che propone i bracci, e quindi anche qui cerchiamo di tenerle il più possibile occupate durante la degenza. Invece per quanto riguarda poi le ragazze, i ragazzi più adulti, si è fatto, o più avanti nel percorso, quello che si è fatto è anche un corso di fotografia che ha avuto un grande successo. Quando c'è stata l'inaugurazione è stato un grande successo per l'associazione, perché sono venuti molti genitori, le ragazze erano molto felici, e quindi anche questa è stata una grande cosa.
Poi per quanto riguarda la riabilitazione motoria di queste pazienti c'è una convenzione con l'Università Cattolica e quindi vengono dei tirocinanti e fanno una riabilitazione motoria che noi chiamiamo fisioterapia sia per le ragazze che per i pazienti affetti da obesità grave. E altre attività che facciamo nel reparto è un corso di teatro che avviene per i pazienti più adulti, un corso di yoga. Quindi settimanalmente fanno anche un corso di yoga che è seguito da una volontaria dell'associazione. E poi quello che faccio anche io, un po' più come dietista, è sempre grazie all'associazione che mi dà questa possibilità di occuparmi di laboratori culinari, di cucina, che mettono insieme insomma, le abilità culinarie di questi pazienti per mantenere una dieta nel lungo periodo. Quando c'è l'accesso all'ospedale, a una struttura specialistica, in questo caso l'ospedale Niguarda, si inizia un percorso. È importante l'adesione alle cure, l'alleanza rispetto appunto alle cure che vengono proposte da un punto di vista nutrizionale e da un punto di vista psicologico, perché vengono forniti dei colloqui individuali e si ha anche la possibilità di fare dei colloqui sia rivolti ai familiari che rivolti appunto ai pazienti. È importante, dicevo, l'adesione alle cure, ma non solo, perché ci sono diverse fasi di trattamento all'interno dell'ospedale, una fase più intensiva e poi una fase appunto di intensità di cure media, per poi appunto una graduale riduzione dei giorni e della frequenza con cui si accede al servizio. È importante ed è fondamentale non solo però la cura, ma anche il post cura, cioè quello, l'accompagnamento e quello che viene fatto dopo, all'uscita dall'ospedale, che comunque rimane un punto di riferimento per il paziente. Ma questo è fondamentale perché la letteratura ci dice che le ricadute sono molto molto frequenti in questo tipo di problema.